Un blocco di peso P è appeso a una fune, a sua volta attaccata ad altri due funi, come mostrato nella figura. Si trascura il peso delle funi. Indica con T1, T2 e T3 i moduli delle tensioni nelle tre funi. Quali sono i valori di T2 e di T3? Allora, facciamo subito quello che è lo schema delle forze. Quindi, sul peso agisce una forza che è la forza peso e un'altra forza che si contrappone che è la tensione T1. Viceversa, nel punto in cui le tre tensioni si incrociano, sono applicate le tensioni T2, T1 e T3. Altra informazione, il sistema è in equilibrio, quindi stiamo parlando di una situazione statica, per cui possiamo scrivere che la forza peso, il vettore forza peso più il vettore tensione del filo 1 è uguale a 0. E possiamo anche scrivere che la tensione nel filo 1 più la tensione nel filo 2 più la tensione nel filo 3, considerati come vettori, è uguale a 0. Consideriamo un sistema di assi cartesiani, x, y, e adesso andiamo a trasformare i nostri vettori secondo le componenti negli assi x ed y. La prima relazione diventa che la forza peso, che possiamo scrivere come P, ha verso opposto al verso dell'asse cartesiano, quindi meno P più T1, che ha verso concorde con l'asse delle Y, uguale a 0. Sia la forza peso che la tensione del filo 1 non hanno componenti lungo l'asse delle x, da cui ricaviamo che T1, la tensione sul filo 1, è uguale a P, al peso del nostro oggetto. Mentre per la seconda relazione scriveremo che T1 Mentre per la seconda relazione scriveremo sia la relazione per le componenti dell'asse delle x che per l'asse delle y. Partiamo dall'asse delle x, le componenti sull'asse delle x, quindi avremo che T1 non ha componenti sull'asse delle x, quindi 0. Per quello che riguarda i vettori T2 e T3, senz'altro avranno stessa direzione, ma verso opposto e modulo uguale, in quanto il sistema è in equilibrio. Quindi possiamo ipotizzare che T2, la componente di T2 lungo l'asse dell'x abbia questa direzione, questa sarà la componente di T3 lungo l'asse dell'x. Quindi potremo scrivere ad esempio meno T2x più T3x uguale a 0. Mentre le componenti lungo l'asse delle y avremo una componente verticale di T1 e una componente verticale di T3, mentre T2 non dà alcuna componente. Quindi scriveremo meno T1. 1y perché ha verso contrario al verso cartesiano più 0 perché abbiamo detto che T2 non ha componenti lungo l'asse delle y più T3y che ha una componente lungo l'asse delle y uguale a 0. Quindi possiamo scrivere che T2x è uguale a T3x,
e che T3Y è uguale a T1Y, che è uguale, T1Y è uguale a T1 perché non ha componenti lungo l'asse delle Y, che è uguale a P. Calcoliamo adesso la componente della tensione della terza corda lungo l'asse delle X. Questa è uguale, consideriamo il triangolo rettangolo, fatto in questo modo, in cui questi sono i 60 gradi, questo qui è il vettore T3, questa è la componente T3y e questa è la componente T3x. Quindi possiamo dire che T3x è uguale a T3y per la tangente di 30 gradi. Questi sono i 30 gradi, che è uguale a T3Y è uguale a P per radice di 3 fratto 3. T3 invece lo possiamo scrivere come T3Y diviso il seno di 60 gradi, perché T3 rappresenta la nostra ipotenusa e T3y è un cateto del triangolo rettangolo opposto al seno, opposto a un angolo di 60 gradi. Quindi è uguale a P diviso radice di 3 fratto 2, uguale a 2p fratto radice di 3 uguale 2p radice di 3 fratto 3.